Ciao amici, in quest'autunno abbiamo raccolto tantissimi funghi e allora ho deciso di mostrarvi come fare a conservarli al meglio e la tecnica corretta per averli tutto l'anno disponibili. Guardate che bellezza! Come si fa a non conservare un fungo così? Andiamo in cucina a vedere come si conservano i funghi per tutto l'inverno. Abbiamo preparato un vassoio di cartone rivestito di carta alluminio perché per surgelare i funghi dobbiamo metterli singolarmente stesi su questo vassoio. Dopo aver pulito e lavato velocemente i funghi, inizio a tagliarli. Allora, in questo caso io voglio conservare dei funghi che poi utilizzerò nei sughi. Quindi a questo punto li taglierò proprio così, come vedete, a piccoli pochettini. A questo punto è importante, come vedete, metterli distanziati, di modo che una volta che io andrò a metterli nel mio freezer, essi si congeleranno singolarmente. Una volta che sono congelati singolarmente, alla fine li andrò a riporre nei sacchettini gelo, in modo che non restano tutti attaccati, ma singoli. Cioè, in questo modo io creo una congelazione, come vedete, singola del prodotto. Così il risultato dell'utilizzo sarà migliore. Ecco qua, come vedete, abbiamo preparato i nostri porcini sul vassoio. Adesso li impellicolo e li metto a surgelare nel freezer di casa. Una volta che sono pronti, belli croccanti, li metterò in un sacchettino di quelli gelo. Ma i funghi si possono anche surgelare per altre preparazioni. Per esempio, se vi capitano delle belve in questo modo, di queste grandi dimensioni, dopo averli puliti e lavati, conviene tagliarli per il verso longitudinale e utilizzarli per fare un fritto. E allora, come fare? Andiamo sempre con lo stesso procedimento, li tagliamo, li mettiamo in un vassoio, così, copriamo poi con pellicola, in modo che sono pronti già a fette per essere poi impanati e fritti. Quindi questa è la soluzione per fare i nostri porcini da friggere. Ovviamente ricordatevi che si conservano i porcini sani, quindi non ha senso conservare porcini malandati o che sono stati colpiti dal baco. Guardate che bellezza! I nostri funghi sono pronti, li ho congelati. Sono tutti singoli, come vedete, e adesso li vado a imbustare. Quindi questo è come surgelare, o meglio dire congelare i funghi a livello casalingo, questi che saranno pronti per una salsa. Quindi prendo un sacchetto gelo e li vado a mettere all'interno. Ovviamente potete anche scrivere e conviene la data di quando avete lavorato l'alimento, anche perché nei frigoriferi, se ci avete fatto caso, nei freezer ci sono a livello casalingo i mesi, cioè della scadenza dell'alimento che andate a livello casalingo a congelare. Comunque, se no lo riportate qui. Io solitamente i funghi al massimo per 6 mesi, quindi qui la data di scadenza, data congelazione, contenuto e data di scadenza. E questo è il primo sacco pronto. Questa è la versione, quindi questi sono pronti per essere poi fritti, vedete? Quindi sono stati congelati e li vado a mettere nel sacchettino.
quindi molto comodi anche questi. E questi qui vi voglio dare una dritta: una volta che li vogliate friggere, li prendete, mettete semplicemente, li infarinate da surgelati. Ecco, anche questo è pronto ed ecco qua, i nostri funghi sono pronti. Io vi saluto amici, grazie a tutti coloro che si sono iscritti recentemente e a chi mi segue da sempre. Questo era il mio video di oggi, come conservare i funghi durante tutto il periodo invernale. A chi piace da salsa o a chi piacerà rifarlo fritto, a vostra scelta. Io vi aspetto sul canale o il martedì o la domenica. Ciao a tutti!